a tutti, siamo qui ad Alcaraz. La pronuncia, Edo. Alcaraz. Alcaraz. Siamo in Spagna. Meglio. Per questa nostra comparativa delle supersportive 2018. Abbiamo scelto le tre più prontopista, quelle più competitive, quelle più dure e pure. La protagonista naturalmente è la Ducati Panigale V4S. L'abbiamo messa a confronto con quella che è la sua rivale elettiva, cioè l'Aprilia. E poi la V4. V4, simili per schema motoristico ma anche per filosofia. E però non ci siamo voluti far mancare la terza incomoda, ovvero Yamaha R1M, che l'anno scorso ha dato grandi soddisfazioni e ha vinto la nostra comparativa. Esatto, è risultata la più veloce sul circuito del Power Card e quindi, anche pensando all'aggiornamento di cui è stato oggetto nel 2018, ce la siamo portati qui ad Alcaraz in Spagna. In Spagna come punto di riferimento prestazionale per questa nostra comparativa. Andiamo a conoscerle meglio. La Yamaha YZF R1M è nata nel 2015 e ha subito la prima importante revisione quest'anno come modello 2018. Cos'è cambiato? La sostanza è rimasta la stessa, con il suo meraviglioso 4 cilindri in linea crossplane e sospensioni elettroniche Ohlins, qui in versione SmartEC 2.0, controllate da una piattaforma inerziale a 6 assi. Impianto frenante, l'unica ad adottare un impianto giapponese rispetto al Brembo, che ultimamente va per la maggiore, soprattutto per le moto più specialistiche. Sul nostro banco ha fatto segnare 199,7 cavalli e ha fermato l'ago della bilancia sui 186 kg in assetto pista. Il prezzo è di 24.190 euro. La Yamaha è stata la prima ad adottare uno spettacolare cruscotto TFT capace di interfacciarsi attraverso un modulo apposito con un'applicazione su tablet e smartphone che permettono di gestire tutti gli aspetti regolabili della moto, quindi dalla gestione dell'elettronica, il controllo di trazione, l'antimpennata e soprattutto lo slide control, che Yamaha è stata la prima a inserire grazie appunto alla piattaforma inerziale a 6 assi, fino alla taratura delle sospensioni. Bellissima la carenatura in fibra di carbonio con diversi tratti lasciati a vista, un frontale spettacolare che nasconde i fari all'interno della carenatura per dare ancora di più un'identità, una family identity con quella che è l'M1, ovvero la MotoGP di Rossi e Vignales. La Ducati Panigale V4S è la novità 2018. Ingresso storico del marchio di Borgo Panigale nel settore delle 4 cilindri per quello che riguarda la produzione di serie. 4 cilindri a V con albero controrotante, con un alesaggio, guarda caso, di 81 mm, ovvero il limite stabilito dal regolamento per la MotoGP, in questo caso con una corsa lunga che le fa superare il limite di cilindrata psicologico, se vogliamo, di 1000 cm3. Il banco ha fatto segnare 214 cavalli e qualche cosa per una moto che pesa solo 190 kg a secco e sul portafogli pesa però 27.890 euro. Molto diversa da tutto quello a cui siamo abituati anche la ciclistica. La Ducati Panigale V4 abbandona il monoscocca che era tipico della bicilindrica, con un concetto comunque che si distacca notevolmente dalla concezione standard di telaio del doppio trave piuttosto che del traliccio che usava Ducati precedentemente. Qui al posto del monoscocca troviamo una struttura che si chiama front frame all'avantreno, imbullonato sul motore e che stringe il canotto di sterzo. Al posteriore il forcellone è imbullonato, è fissato, è imperniato direttamente sul motore e abbiamo una struttura autoportante che regge il codino, tutto nell'ottica della massima leggerezza e razionalità di costruzione. Per completare la ciclistica troviamo le sospensioni Ohlins SmartEC 2.0 come sulla Yamaha, naturalmente tarate in maniera sostanzialmente diversa. E troviamo una dotazione di pneumatici, misura al posteriore 200/60, che Pirelli ha introdotto per prima e che per un anno resterà esclusiva della Panigale, ma che ci immaginiamo farà proseliti sia fra le altre case costruttrici che fra gli altri fornitori di pneumatici. Passiamo un attimo alla dotazione elettronica, anch'essa allo stato dell'arte. Troviamo naturalmente tutte le versioni Evo, ovvero le versioni più evolute, dei controlli che Ducati aveva già implementato sulla Panigale, in particolare sulla superleggera, che è stata la prima a introdurre la piattaforma inerziale a 6 assi, cosa che la comuna Yamaha, e che quindi consente la gestione, oltre al controllo di trazione, al controllo anti-impennata e all'ABS cornering, con un funzionamento molto particolare per la V4S, perché nella taratura più libera non è tarato in ottica sicurezza, ma consente una gestione millimetrica del freno in entrata per chi è capace di prolungare la frenata fino alla corda. Ma dicevamo, introduce soprattutto quello che è il DSC, Ducati Slide Control, ovvero la gestione del pattinamento
allineamento della ruota svincolato da quello che è il controllo di trazione. Completissimo il cruscotto TFT, esattamente come era sulla Panigale V2, qui ancora più brillante, con un bellissimo azzeccato a nostro avviso, contagiri digitale riprodotto sullo schermo TFT, che però fa il verso al controllo analogico, quindi con la cara vecchia lancetta che vi indica il regime dei giri. L'Aprilia RSV 4 RF è un po' come il vino buono, invecchia benissimo e col passare degli anni migliora, invece di sembrare più vecchia è sempre più raffinata, sempre più efficace e sempre più guidabile. Paradossalmente è anche la più economica, 23.319 euro, ma ciò nonostante ferma la bilancia a 195 kg a secco e fa segnare 200,7 cavalli al banco, tanto di cappello, scusate se è poco per una moto appunto nata 9 anni fa. Il suo V4 a 65 gradi con alesaggio di 78 mm, come dicevamo, è nato nel 2008 con il ritorno di Aprilia in Superbike, un propulsore estremamente compatto che ha consentito ai tecnici di Noale di definire una moto veramente compatta, corta, reattiva ed estremamente professionale, forse la più vicina a una moto da corsa così come esce dalla concessionaria. Probabilmente è un pochino la più convenzionale, quella legata a schemi tecnici più consolidati, quindi un bellissimo telaio a doppio trave in lega d'alluminio, forcellone nella stessa tecnologia e sospensioni meccaniche convenzionali che non si affidano all'elettronica per una scelta precisa dei tecnici di Noale, che ritengono a buon onde che in mano a un pilota veramente capace risultino più efficaci di quelle a gestione elettronica. Completa il quadro un impianto frenante completamente Brembo con pompa radiale, dischi da 330 e pinze M50, ovvero uno dei riferimenti della produzione Brembo. Capitolo elettronica. Aprilia ha introdotto il pacchetto APRC già nel 2010 ed è stata la prima a offrire un pacchetto integrato così completo e così efficace. Attualmente la dotazione prevede il quick shifter in innesta in scalata, arrivato un paio di anni fa, il controllo di trazione, il controllo anti-impennata, un ABS con funzionalità cornering, tutto questo e molto altro è gestibile attraverso l'applicazione V4MP, ovvero la declinazione specifica per i quattro cilindri di Aprilia della multimedia platform di Casa Piaggio, che vi consente sul vostro smartphone di configurare tutto quello che tutti i parametri dell'elettronica, di gestire un controllo di trazione corner by corner, di naturalmente cronometrare e tenere traccia di tutti i vostri tempi sul giro. Siamo arrivati al momento della verità, ovvero quello di raccontarvi i tempi che queste tre belve hanno staccato sul circuito di Alcaraz. In Spagna. Tempi che direi sono significativi qui, oggi e con il nostro Alfio Tricomi alla guida. Esatto, su altre piste, con altri piloti, le cose possono cambiare anche perché le differenze non sono così abissali. Assolutamente. Parliamo di centesimi, decimi, qualche decimo. Sì, assolutamente, è incredibile come tre moto così diverse nell'indole, nella personalità, nel comportamento dinamico, alla fine vadano a raggiungere più o meno lo stesso livello di performance. Terza è arrivata l'Aprilia con un 1.38 e 30. Un piazzamento che potremmo considerare quasi un pari merito, perché la differenza con la seconda classificata, ovvero la Yamaha, è di 2 centesimi. Praticamente 1.38 e 28 per la Yamaha. La vittoria in questa classifica dei tempi va alla Ducati, come forse è un pochino lecito aspettarsi, che stacca un incredibile 1.37 e 60, quindi l'unica che si stacca un pochino di più dalle altre. L'ha staccato lui, con cui lui ha staccato le altre. Però, come dicevamo in apertura, i tempi vi raccontano soltanto una piccolissima parte di quello che sono queste tre moto meravigliose. Quindi adesso direi che liberiamo Alfio, che si è stancato come una bestia dandoci un gas mostruoso, e passiamo a raccontarvi un pochino, ad analizzare il comportamento nel dettaglio. Abbiamo
abbiamo fatto una prima presa di conoscenza su queste tre moto con le Pirelli Supercorsa SP, SP V2 per quello che riguarda Yamaha e Aprilia, e la V3 esclusiva della Ducati Panigale con la misura posteriore 200/60 per almeno un anno. Successivamente abbiamo conosciuto molto meglio, abbiamo approfondito quello che è la nostra conoscenza delle moto usando sempre le gomme Pirelli, ma questa volta Diablo Superbike Slick in mescola SC1 qui sul circuito di Alcaraz. L'Aprilia, direi che la cosa più incredibile da dire è che è una moto nata nel 2009, quindi una moto che dopo 9 anni è ancora qui a giocarsela sul filo dei centesimi con i riferimenti della categoria. Assolutamente, è incredibile questa cosa, sinceramente non me l'aspettavo. Tra l'altro è una moto che dà sempre un grandissimo gusto nella guida. Sì. E le prestazioni sono sempre elevatissime. Assolutamente elevatissime. La cosa che ti colpisce di più dell'Aprilia, l'ho intanto ci sale in sella e la posizione è forse quella più estrema delle tre, quella più corsaiola, perché è compatta, molto raccolta. È sempre stato così, è sempre stato. Certo. È una cosa pazzesca, è una moto da corsa. Sembra proprio una moto da corsa. Colpisce tantissimo in inserimento perché ha una capacità quasi magica di azzeccare immediatamente l'inclinazione giusta per la traiettoria che si vuole percorrere, perché è quella che richiede, essendo la più compatta, la maggior precisione nei movimenti in sella, di corsa. E si sente gli spostamenti sulla sella, li sente molto più delle altre. Forse la Ducati si avvicina un po' a questo, però lei, se ci si sposta un po' troppo avanti, un po' troppo indietro, sente queste variazioni. È una moto che richiede molta concentrazione nella guida. Non ci si può mai rilassare, bisogna metterci sempre impegno, però risponde in una maniera fantastica. Assolutamente, è la più rigida comunque in generale, al di là della taratura delle sospensioni, e ha una risposta del motore meravigliosa, pastosa, perfetta, precisa sempre ad ogni richiesta dell'acceleratore. Elettronica assolutamente al top, anche se paradossalmente è una delle meno moderne, diciamo così, a livello hardware probabilmente è la meno aggiornata. Ma funziona ancora la gamba. Ma funziona ancora in maniera meravigliosa, ma è intrusiva e ce la si può regolare esattamente come si preferisce. La frenata, fantastica. Modulabilissima, estremamente precisa, e la moto si ferma, e tra l'altro ha perso quella tendenza che aveva nelle sue primissime versioni a caricare tanto, sì, l'elettrotreno, sì, sì. Che muoversi di traverso, già, da molta più confidenza. Sì, è già sparita questa tendenza, è già sparita da un po', però adesso in staccata non dà nessun problema. Assolutamente. E c'è da dire che, essendo l'unica ancora legata per una scelta precisa tecnica alle sospensioni meccaniche convenzionali, è necessario sapersela mettere a punto molto bene, mentre le altre hanno il vantaggio di essere già al 90-95% della loro efficienza grazie alle sospensioni elettroniche. Passiamo a questo punto, direi, alla Yamaha. Moto facilissima. Sì. Nei limiti dei 200 cavalli. Naturalmente. Diciamo, nella categoria si può considerare una moto molto friendly. Molto friendly, è piuttosto facile, aiuta il pilota, non gli lavora mai contro, è molto poco faticosa e soprattutto ti aiuta tantissimo a livello di consistenza, nel senso che è molto facile ripetere sempre la stessa prestazione, prendere riferimenti e lavorare quando si vuole provare a superarli. Oltretutto, una cosa che mi ha saputo, dove c'è un asfalto anche abbastanza, non rovinato, ma abbastanza sconnesso, ci sono delle esatto. Gobbe anche in percorrenza sui curvoni veloci, questa ci passa sopra come se fosse moquette. Sì, una delle caratteristiche migliori dell'R1 storicamente è, diciamocelo, la perfezione di taratura di quelle che sono le sospensioni elettroniche Hollis, che sono state evolute nel 2018. C'è il nuovo step e effettivamente c'è differenza. E un comportamento estremamente omogeneo, integrato di tutta la moto, quindi si ha una confidenza anche in percorrenza veramente strepitosa. Tra downshift? Downshift, finalmente il downshift, e cogliamo l'occasione per parlare del cambio, perché con due cose veramente di dettaglio il comportamento del pedale sinistro del cambio è migliorato veramente in maniera molto sensibile. Posizione di guida? La posizione di guida è forse quella più strana, più eccentrica, meno adatta per certi versi alla guida in pista. Semimanubri tradizionalmente molto chiusi e pedali un pochino più stradali, un po' più avanzate rispetto alle proposte un pochino più cattive. Dal punto di vista dinamico? Bellissima in inserimento, molto rapida. Ha perso anche un po' di inerzia nei cambi di direzione, ho notato. È assolutamente molto efficace. In percorrenza e soprattutto in uscita hai un motore talmente progressivo, talmente dolce, che si spalanca il gas e paradossalmente sembra di non uscire dalla curva, non si ha la stessa impressione di spinta che si hanno su Aprilia e su Ducati. Invece però fa tantissima strada senza drammi, come si suol dire. Ha una portata molto lunga, una moto da guidare molto di scorrevolezza, e di conseguenza quando si impara a farla correre, ad anticipare anche l'apertura del gas per questa risposta, è veramente... Freni?
Ecco, i freni sono un pochino il punto dolente storicamente dell'R1. Si ha un comando piuttosto duro come risposta alla leva, meno preciso, meno sensibile, un pochino meno modulabile. E si scontra con due impianti frenanti che sono davvero al top della assolutamente categoria. Il riferimento della categoria. A questo punto veniamo a lei, la regina, la protagonista attesa della comparativa, la Ducati Panigale V4, qui in versione V4S, e che ha dominato dal punto di vista dei tempi, è l'unica che si è staccata rispetto alle altre, anche grazie, bisogna dirlo, per onore di cronaca, ai 100 cm cubi in più che le regalano una schiena e una potenza nettamente superiore alla concorrenza. Come ti sei trovato, Tufra? Primo giorno bene, secondo giorno meglio. Come ha sottolineato qualcuno, un uccellino. È una moto che ha bisogno di grip, per cui è andata bene con le gomme di serie, con i Pirelli, la versione SP V3. Montando le slick tutto è cambiato, la moto appunto ha fame di grip e il motore spinge fortissimo, è incredibile perché ha una schiena allucinante, poi allunga tantissimo. E qui la portatura forse era quella più adatta. Sì, direi proprio di sì. Si è trovata molto bene. È una moto che tendenzialmente si muove, è meno friendly della Yamaha, si muove un po', non bisogna contrastarla, non bisogna assolutamente attaccarsi al manubrio, bisogna lasciarla muovere. Una moto che va conosciuta, con cui va preso confidenza, quell'inizio bisogna dare del lei e di cui bisogna imparare a fidarsi, è abbastanza diversa rispetto alle altre come comportamento. È un passo avanti per Ducati, perché la moto ci si sale, si va subito forte, ci si diverte. Sicuramente. Modelli precedenti non erano così facili. Assolutamente. Soprattutto nelle prime prese di contatto. Mi serve qualche giro. Pregi e difetti così a caldo? Beh, pregi e difetti è un motore che è praticamente infinito, è tantissima roba, non finisce mai sia per schiena che per allungo, la risposta è prontissima. Bisogna veramente riparametrare un po' il cervello rispetto a quello che sono le prestazioni di questo mostro. Sì, qua gli spazi si accorciavano. Gli spazi si accorciano, da una curva all'altra sembra che i rettilinei si dimezzino. E la frenata che è paradossalmente brutale, si arriva più forte rispetto alla concorrenza, ma le prime volte ci si ritrova accorti in impostazione, perché la risposta dell'impianto Brembo con la nuova pinza stilema è assolutamente terrificante. Sì, è uno step successivo rispetto a quello della Aprilia, c'è un miglioramento, sì, soprattutto nel feeling durante la fase di frenata, l'ultimo, proprio in fase di inserimento c'è qualcosa di più. Motore appunto eccezionale, elettronica ed è al di sopra di qualunque dubbio, non la senti mai intrusiva, ti aiuta tantissimo anche in fase di frenata, di accelerazione, la gestione del freno motore in inserimento, non ti sporca mai, non ci si ritrova mai con il retrotreno scomposto se non lo si va a cercare, perché ricordiamo che c'è lo slide control che ti permette di agire sul freno posteriore e cercarti il traverso in entrata di curva se uno è capace. Diciamo lo che desidera. Questo è come base per un eventuale sviluppo, qui c'è tanto da fare, ma le potenzialità sono enormi. Sì, e una cosa che non abbiamo detto è l'agilità che si percepisce subito è veramente, veramente elevatissima, sia in inserimento che nei cambi di direzione. La moto che si avvicina di più alla Aprilia, che è in assoluto considerata la moto più svelta, più rapida nel segmento. Come riferimento. E a questo punto io direi che sono abbastanza chiare le ragioni che hanno portato a risultati in pista e comunque in generale dovreste avere tutti gli elementi per capire quella che vi dovrebbe piacere di più, che dovrebbe essere più nelle vostre corde. Abbiamo capito che questa è un bel passo avanti, sì. E a questo punto aspettiamo due cose. Una, direi che sia la risposta della concorrenza, che avrà da sudare, per come la vedo io. Però diciamo che il livello è elevatissimo, il livello è pazzesco tre, per tutte e tre. E poi magari vediamo cosa potrebbe fare questo motore in versione a corsa corta per correre nel mondiale Superbike. E ci aspettiamo meraviglie, perché un motore del genere che gira ancora più alto potrebbe essere l'arma definitiva. Ti hai visto quanto va? Porca puttana. Sì, ma non so per quanto, No, ma che anche tu? Cavolo. Oh, alzo. Minchia.